ringrazio anche da parte di mio figlio, grazie a tutti. Ti ricorderemo così, felice, sempre sorridente, perché no, anche un po' pazzerello come me. E son convinto che tutta la provincia sarà lì accanto alla tua famiglia e insieme ci guarderemo il più bello spettacolo che le ragazze Arte Motion possano fare. Ciao Ismaele. Sono le parole toccanti scritte sulla pagina Facebook da Ivan Cottini, il giovane modello affetto da SLA che ha organizzato questa serata a Mercatello sul Metauro per ricordare il 17enne ucciso per gelosia a Sant'Angelo in Vado. Nel piazzale del paese l'intera comunità del Montefeltro si è stretta attorno alla famiglia Lulli e in particolare alla mamma Debora, che non è voluta mancare a questo speciale appuntamento. Un abbraccio, una rosa bianca e tanti applausi dedicati a lei e al suo angelo. Io ringrazio Ivan per questo bellissimo pensiero che ha avuto. Se ci fosse Ismaele sarebbe felice. Ivan, che ha deciso di devolvere il ricavato all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, era lì sul palco insieme agli altri ragazzi del gruppo per raccontare attraverso il canto e il ballo momenti di dolore e allo stesso tempo di speranza. L'importante è il risultato, aver visto la mamma di Ismaele sorridere, darmi un abbraccio e vederla qui comunque fra noi, perché sapevo che era la sua prima uscita, quindi io stasera vado a casa proprio felicissimo. Sicuramente ci dobbiamo stringere a lei, farle coraggio per quello che si può, perché siamo tutti genitori, abbiamo figli e sicuramente questa cosa ci ha colpito in modo particolare. Questa è una bella cosa, che è presente con noi, almeno sente un po' il calore di tutte le persone che gli stanno vicino. Presente allo spettacolo anche il sindaco di Sant'Angelo in Vado, Gian Alberto Luzzi. Serate come queste, ha detto, fanno riflettere e crescere giovani e meno giovani. Debora ha dimostrato la sua grandezza in questo momento così difficile, però la sua grandezza serve a tutti noi da insegnamento, e l'insegnamento è quello di trasmettere ai nostri figli dei valori che molto spesso abbiamo fatto perdere. Non dobbiamo perdere questa occasione, perché può essere una delle ultime.